Beh, questa è una giornata importante e che celebriamo non soltanto a parole ma anche nei fatti, e quindi questo testimonia il grande lavoro che la Consulta ha saputo fare in questi anni e che oggi, grazie anche al supporto della Fondazione della Cassa di Risparmio di Torino, diventa una realtà di cose da fare. Oggi presentiamo l'agenda della disabilità, ma ricordando l'etimologia di agenda nel suo vero significato. L'agenda non significa delle promesse, dei programmi, dei progetti, forse anche. L'agenda etimologicamente significa le cose che devono essere fatte. E allora la Consulta è riuscita a mettere in fila una serie di azioni concrete sulle quali noi ci cimenteremo come amministrazione regionale e anche come amministrazioni comunali, perché il tema della disabilità non può restare sempre un tema teorico, ma deve misurarsi in azioni pratiche. La nostra è una regione che su questa tematica ha sempre avuto una tradizione di buon governo, che nonostante il cambio di colori alla guida del nostro Piemonte ha sempre mantenuto un livello di attenzione altissimo, e anche col nostro governo questa attenzione rimarrà alta, perché, come provocatoriamente ho voluto dire alla Presidente della Consulta, noi avremo raggiunto l'obiettivo solo quando potremo sciogliere questa Consulta, cioè quando non sarà più necessario che ci sia qualcuno che venga a ricordare quello che sarebbe giusto dover fare che non è stato fatto.